Dunque, buongiorno a tutti. Mi trovo a 400 metri dal paese di Borbona, nella frazione che un tempo si chiamava Villa Cortese. Non a caso, vediamo, qui abbiamo appunto la targa proprio su questo nostro fabbricato antico che ospita l'oggetto di vendita che stiamo trattando. Dunque, questo palazzo antico è stato ridiviso fra tre rispettivi fratelli e in questo caso noi stiamo vendendo la parte centrale che corrisponde a questa cantina centrale che vediamo aperta. Alla destra e alla nostra sinistra ci sono altre due proprietà, esattamente così come vediamo divise. Questa è la nostra centrale con le nostre finestre. Dunque, entriamo attraversando questo antico portale che riporta la data del 1889, che un tempo, diciamo negli anni 20, negli anni 30, quando ci dicono gli attuali eredi, il vecchio nonno tornò dall'America e venne a vivere qui, un tempo questa cantina oggi era la cucina. Purtroppo si riesce poco a distinguere perché il solaio a camera canna, che non ha una struttura portante, perché possiamo vedere che la struttura portante sono questi solai in legno che sono ancora in buono stato e validi, è venuto giù e quindi abbiamo purtroppo questo stato che sembra uno stato disastrato, ma in realtà non lo è. Dunque, qui ci sono delle antiche nicchiette che non saprei bene dirvi, nonostante la mia cultura di antiche abitazioni, avendone vendute molte, che cosa fossero. Qui invece abbiamo il camino di quelli che si facevano proprio a terra, all'esterno, e qui abbiamo il portale del cammino a mattoncini, però ecco, inutile insistere perché si vede un po' poco. Qui c'è un'altra stanza, in realtà è buia, dove ci sono ancora le botti antiche e dove è stato realizzato un piccolo foro per mantenerla asciutta, non essendoci prese d'aria e quant'altro. Dunque, torniamo all'esterno, qui c'è anche un'altra finestra come possiamo vedere e a terra questi mattoni antichi che si ripropongono poi per tutta l'abitazione al piano superiore. Dunque, fronte stante noi c'è un vecchio pagliaretto, ormai venuto via come possiamo vedere, e si potrebbe verificare se si può ricostruire, credo di sì, perché tutto quello che c'era si può riproporre. E poi abbiamo un pezzettino di verde che corrisponde circa a 50-60 metri quadrati di giardino, arriva fino alla vigna che vediamo in fondo, dove si può mettere un gazebo, dove si può, diciamo, avere un'area verde di sfogo esterno. Dunque, vediamo, cosa molto importante, diciamo il punto negativo che possiamo trovare, è che al prezzo di acquisto dobbiamo aggiungere la spesa, da dividere ovviamente per tre, del tetto che va rifatto. Tutta la struttura, portante, solai sono validissimi. Andremo adesso a vedere anche gli interni caratteristici. Dunque, prima di proseguire nell'abitazione di questo antico palazzo, volevo ricordare che sul nostro sito internet troverete in vendita anche questo intero fabbricato al prezzo di 10.000 euro, la cui legnaia, che è questa che vediamo, è di proprietà dei signori che vendono questa abitazione, quindi potrebbe, anzi in realtà i proprietari sono interessati a venderla insieme a questo appartamento, essere un'aggiunta in più da valutare perché non è compresa, diciamo, nel prezzo. Dunque, entriamo passando per questo vicoletto che è stato rifatto con questi, diciamo, non più antichi ma moderni sanpietrini, e qui cerchiamo di capire la divisione. Dicevo che sono tre fratelli, questo è un primo appartamentino,
il centrale nostro caratteristico con questo archetto e questa porta un pochino più snella è il nostro, il civico 18 è il terzo e noi vediamo la parte centrale, quindi entriamo all'interno della proprietà. Tutto è rimasto all'incirca intorno agli anni 40, 50, forse anche prima, a dire il vero. Permesso? Qui abbiamo questi scalini che sono in cemento. La parte destra è stata, diciamo, riproposta con materiale più moderno. Vediamo questi forati che sono stati utilizzati, ovviamente, come ripeto, per dividere l'intero palazzo fra i tre eredi. Dunque, qui abbiamo un disimpegno, anche qui c'è un solaio cementato, dopodiché inizia un caratteristico mattonato che si ripropone nelle stanze. Dunque, innanzitutto questo è un tramezzo, quindi volendo dall'ingresso che abbiamo praticato si può organizzare una grande camera all'ingresso. Vediamo questa forma che non si utilizza più e si utilizzava nella prima metà del Novecento, che si dà ai soffitti, questa specie di volta a crociera, che però è intonacata, possiamo vedere che è intonacata. Qui abbiamo la finestra che dà sul vicolo dal quale siamo entrati. Vediamo che c'è l'allaccio della luce, ovviamente c'è anche l'allaccio dell'acqua, e quindi questa è la prima stanza. Ci sono per tutte le aperture queste caratteristiche porte in legno che poi sono state riverniciate e che, ripeto, sono un elemento tipico della prima metà del Novecento. Dunque, qui abbiamo qualcosa di più moderno, non sono mattoni antichi, però sempre di mattone si parla. Qui abbiamo questa credenzina dove ci racconta che in realtà era il vecchio passaggio per andare alla camera da letto che troviamo nella parete successiva. Poi la stufa che è stata, diciamo, incastonata all'interno del camino. Qui c'è questo antico focolare che è di quelli, possiamo vedere, che escono proprio nel bel mezzo della stanza. Abbiamo venduto una cosa molto simile sempre qui a Borbona, nella frazione di Latera, o Laterra, perché così si chiama, ma gli abitanti la chiamano Latera. Dunque, qui abbiamo il lavandino, un piano di lavoro nella finestrella che guarda i campi che anticipano il paese. Qui sotto c'è il nostro giardino, lo ricordo, abbiamo un pezzettino di giardino, è importante dirlo. Vediamo, qui c'è un vecchio interruttore, si potrebbe addirittura recuperare. Diciamo che poi, se andiamo a analizzare i lavori da fare, non sono poi molti, perché questo appartamentino, questa casetta è molto affascinante per i dettagli che ancora mantiene. Quindi secondo me è sufficiente rifare le tubature e riproporre un impianto elettrico di quelli a parete antichi che magari passano sulle cornici delle porte, mantenendo questo aspetto affascinante che ha questa casa. E così, diciamo, il lavoro è, oltre che economico, sicuramente rispettoso dell'identità di questa casa. Qui abbiamo una camera da letto dove si può vedere che sono stati fatti degli interventi al tetto dove quest'inverno purtroppo è piovuto. Sono stati fatti degli interventi economici perché, ovviamente, non essendo interessato il proprietario, ha mantenuto la funzionalità per i due vicini a fianco, però non ha intenzione di fare grandi spese, quindi è un lavoro che va fatto, quello di rifare il tetto. Vedete, qui il muro è filtrato un po' di acqua, però poi si è asciugato perché sono intervenuti. Qui c'è una finestrella cotta antica a terra. E questa è una camera da letto. In realtà potrebbero essere tre le camere da letto se si vuole mantenere questo unico soggiorno, oppure si può fare un salone appena entrati, come vi dicevo. Questa è proprio la camera padronale
E vediamo che probabilmente questo palazzo era appartenuto ad una famiglia nobile, perché gli affreschi, ovviamente, a quel tempo i contadini era difficile che se lo potessero permettere. Qui abbiamo dipinto una fantasia floreale. Anche questa non è carta da parati, ma parliamo di pitture. Ovviamente questo antico cotto a terra, e poi abbiamo due finestre, una che guarda la via d'ingresso. Qui abbiamo anche una vecchia toletta, e l'altra che guarda queste campagne prima del paese. Dunque, non mi resta a questo punto che darvi appuntamento per una visita sul posto.